Ciao ragazzi, in questo video andremo a vedere quali sono le migliori stampanti 3D della primavera 2019. Andremo a vedere delle coppie di stampanti che sono le protagoniste della loro categoria e andremo a confrontarle una con l'altra per andare a vedere differenze di caratteristiche, vantaggi e svantaggi. A parte andare a vedere i modelli, la primissima cosa da fare quando si cerca una nuova stampante è farsi, prima di tutto, almeno queste tre domande, che sono quelle che vedi a schermo. Quindi, quanto budget hai a disposizione per acquistare la tua stampante? Che dimensioni di stampa ti interessano e che scopo avranno le tue stampe? Per forza di cose, va a dirottare la scelta verso una stampante che abbia un determinato tipo di caratteristiche e un determinato tipo di specifiche. Quindi, chiaramente, se avremo un budget molto basso, non ci potremo permettere una stampante di enormi dimensioni o con delle caratteristiche particolarmente avanzate. Viceversa, con un budget decisamente alto, potremo scegliere effettivamente la stampante che fa al caso nostro, se abbiamo bene in mente quali sono i nostri obiettivi per la nostra stampante. Avendo ben chiaro questi tre punti, quindi budget, dimensioni e scopo della stampa, cominciamo con la prima categoria, che è quella low budget. Quindi partiamo da quella a 300 euro, andiamo a vedere la coppia che ho selezionato di stampanti di questa categoria. Per la categoria budget 300 ho selezionato queste due, la Anycubic i3 Mega e la Ender 3 della Creality. Sono entrambe stampanti carte a filamento che sono protagoniste secondo me della loro categoria, quindi entry level, quindi le prime stampanti che magari uno guarda quando ha un budget piccolo e sente parlare per la prima volta di stampa 3D. Perché sono le protagoniste di questa categoria? Perché sono stampanti che hanno un rapporto qualità-prezzo decisamente alto, costano relativamente poco e ti permettono comunque di fare delle stampe a filo di una qualità abbastanza alta. Qualità abbastanza alta in termini di dimensioni, possibilità di utilizzare un parco di materiali abbastanza ampio, perché comunque possiamo stampare praticamente quasi tutti i materiali standard, e con una risoluzione, quindi magari un layer e una precisione che comunque rientra un po' negli standard, nella media delle stampanti 3D. Andiamo a vedere un po' le specifiche tecniche delle nostre due stampanti. Abbiamo dimensioni di stampa che sono relativamente simili, rientrano comunque tutte intorno ai 200 mm per 200 mm per 200 mm. L'Ender 3 è un pochettino più ampia, quindi soprattutto in altezza ci permette di arrivare un po' più in alto, quindi indicata se abbiamo bisogno di stampare pezzi che saranno circa 25 cm. Per quanto riguarda invece le temperature raggiungibili di letto e estrusione, che sono quelle poi che ci vanno a distinguere la tipologia di materiali che possiamo stampare, siamo comunque lì, perché comunque abbiamo il letto che arriva fino a 100 gradi, quindi possiamo stampare materiali come l'ABS, il nylon o materiali che comunque hanno bisogno di un piatto che arriva intorno ai 90-100 gradi, e l'estrusore arriva a 260, quindi possiamo stampare tutti i materiali standard, non quelli tecnici che vanno oltre i 300, ma tutti gli altri, quindi quelli più tradizionali che vediamo nei forum, nei siti. Entrambe hanno un caricamento Bowden, quindi hanno un caricamento che carica il filamento a partire dal telaio e non a partire dall'estrusore. Questo è un tipo di caricamento che è molto frequente nelle stampanti moderne, diciamo, le ultime che sono uscite, perché rende più veloce la stampa, ma per contro anche può essere un pochettino difficile stampare materiale flessibile molto morbido, e l'ho messo qui negli svantaggi. Quindi, diciamo che se l'applicazione principale, tornando un po' al discorso delle tre domande, se l'applicazione principale che hai è stampare materiale flessibile, forse nessuna delle due fa il caso tuo, quindi ti conviene andare a vedere una stampante di tipo con caricamento direct. A livello di prezzo siamo comunque nel stesso regime di cifre, quindi tra i 200 e i 300 euro. Andiamo a vedere un pochettino i vantaggi e gli svantaggi di una. Allora, i vantaggi dell'Anycubic, a mio parere, sono che è preassemblata, quindi si arriva praticamente già montato, dobbiamo solo mettere insieme la parte inferiore con la parte superiore attraverso un po' di bulloncini e andare a collegare i cavi elettrici. Quindi in 15-30 minuti, proprio se ce la prendiamo comoda, abbiamo la stampante montata, pronta per essere calibrata e funzionante. Il secondo vantaggio è sicuramente la tipologia di piatto che monta la iMega 3, che è il piatto Ultra Base, che è brevettato Anycubic, quindi lo possiamo trovare solo nelle stampanti Anycubic. È un piatto di grande qualità, perché ci permette di andare a evitare fenomeni di distaccamento della nostra stampa, quindi aiuta a mantenere la stampa ancorata meglio che altri piatti che ho provato. Quindi lo consiglio sicuramente per, appunto,
3D printer che vogliono cominciare a stampare e hanno poco presente quali sono gli accorgimenti per migliorare l'adesione, e quindi hanno uno strumento in più per andare a evitare dei distaccamenti, quindi dei fallimenti di stampa. Parlando invece dell'Ender 3, i vantaggi che ho segnato sono il rapporto qualità-prezzo, perché per il costo della stampante abbiamo veramente una macchina che funziona bene, stampa decisamente bene, non ha quasi nessun tipo di problema, essendo anche molto semplice, e sicuramente l'area di stampa, perché per un prezzo di questo tipo avere un'area di stampa così ampia è quasi una prerogativa di questa stampante. Parlando invece degli svantaggi di queste due macchine, per Anycubic abbiamo una difficoltà nella stampare materiale flessibile molto morbido, quindi TPU e TPE molto morbidi. Perché? Perché avendo un caricamento Bowden il filo tende a rotolarsi, essendo spinto da dietro tende a rotolarsi, quindi se non stampiamo in maniera molto lenta a volte possiamo avere degli inceppamenti con il materiale flessibile. E un altro svantaggio è l'elettronica chip, cioè l'elettronica non particolarmente professionale, diciamo da poco, che può essere causa di malfunzionamenti nel tempo, ma questo è fisiologico delle stampanti di questo tipo. Con questo budget, essendo che costano poco, l'elettronica non è proprio la migliore sul mercato. Stesso discorso vale per la Ender 3, ma quindi abbiamo difficoltà di stampare TPU relativo al fatto che è un caricamento Bowden, elettronica chip relativa al fatto che abbiamo un budget di questo tipo. Ma c'è un ulteriore svantaggio nell'Ender 3, è che da assemblare è decisamente più lunga, perché arriva in kit smontato, quindi avremo tutto il telaio smontato e dovremo andare a assemblarla noi, ci metteremo circa 2 o 3 ore. Quindi è uno svantaggio, ma in realtà poi se uno piace il discorso di montarsi la stampante e capire come funziona, potrebbe anche rilevarsi un vantaggio, perché riesce a capire meglio il funzionamento. Però sta di fatto che ci vogliono almeno 2 o 3 ore prima di partire rispetto ai 15 o 30 minuti dell'Anycubic 3. Nella prossima categoria, che è quella budget 600 euro, vediamo sempre due stampanti, una dell'Anycubic e una della Creality, e abbiamo la CR10 S4 e la Chiron. Questa categoria rimane una categoria entry level, quindi di stampanti low budget, ma potendo spendere un pochettino di più possiamo sbloccare, tra virgolette, quella che è una caratteristica che secondo me è la più interessante tra quelle che possiamo sbloccare con un budget più alto, e sono le dimensioni di stampa. Quindi ho selezionato due stampanti che rientrano un po' nella categoria dimensioni di stampa grandi, che sono appunto la S4, che arriva a dimensioni di stampa 400x400x400, e la Chiron, che arriva a dimensioni di stampa 400x400x450. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche tecniche di queste due stampanti. Dal punto di vista delle temperature, ci va a suggerire che possiamo andare a stampare bene o male tutti i materiali più tradizionali, quindi possiamo andare a stampare PLA, ABS, PET, materiali flessibili, seppur non quelli più morbidi, quindi elastici, per sempre il solito problema del Bowden, ASA, quindi tutti i materiali che si basano un po' sulle caratteristiche dell'ABS, eccetera eccetera. Avendo però grandi dimensioni di piano, queste stampanti in realtà, seppur riescano con le temperature di estrusione a raggiungere le temperature necessarie per stampare ABS e ASA, non sono particolarmente adatte per stampare quel tipo di materiali, perché più l'area di stampa si allarga, più quella tipologia di materiale tende a avere fenomeni di inarcamento, quindi di deformazione, e quindi più stampiamo grande più è difficile mantenerli attaccati al piano. A maggior ragione sulla CR10, che seppur la scheda tecnica dice di poter arrivare a una temperatura di letto di circa 90 gradi, in realtà allo stato attuale dei fatti arriva a una temperatura di 60 gradi, quindi possiamo andare a stampare prevalentemente PLA e PET. Detto questo, che è una problematica fisiologica del materiale, non tanto dei modelli selezionati, andiamo a vedere un po' quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una rispetto all'altra. I vantaggi che voglio sottolineare della CR10 sono questi due. Uno, arriva preassemblata, quindi possiamo montarla in 15-30 minuti, calibrarla molto velocemente perché è piuttosto semplice, e cominciare subito a stampare. Il secondo è che è una macchina super testata. In che senso? Nel senso che nel mercato da tantissimo tempo è stata utilizzata da un numero enorme di utenti, e quindi sappiamo che funziona molto bene,
che per qualsiasi tipo di problema possiamo trovare la soluzione di quello specifico problema nei forum, nei gruppi Facebook, nei siti, perché quel problema è già stato risolto da decine e decine e decine, centinaia di persone. Le cose più interessanti della Chiron invece sono un livellamento assistito che ci permette di ci aiuta a livellare il piatto molto grande della nostra stampante utilizzando un sensore che va a tastare 25 punti e poi il software ci dà quello che è diciamo, la distanza dal punto zero di livellamento di questi 25 punti, quindi possiamo poi andare a intervenire manualmente per andare a livellare il piatto. Il piatto stesso, che è un piatto ultra base, quindi come nel discorso della i3 Mega, abbiamo un piatto con una copertura ultra base che aiuta l'adesione, quindi ancora meglio in questa situazione in cui abbiamo un piatto molto grande dove è più facile che ci siano problematiche di raffreddamento periferico del nostro pezzo e quindi di staccamento derivante da deformazioni. Il nostro piatto Uncubic ultra base ci aiuta un po' in questo senso. E poi che arriva anch'essa preassemblata, quindi ci vogliono sempre una mezz'oretta per montare tutta la stampante, collegare i relativi cavi di funzionamento e calibrare la stampante per poi cominciare a stampare. Parlando invece degli svantaggi, abbiamo in entrambi i casi una difficoltà nello stampare materiali flessibili, molto morbidi, derivante dal caricamento Bowden. Una difficoltà maggiore nella calibrazione del piatto, ma rispetto a cosa? Rispetto a stampanti con un piatto di dimensioni più piccole, perché un piatto con più grande porta in seno con sé la difficoltà di raggiungere il livellamento perfetto, perché gli angoli sono più lontani, quindi le distanze sono maggiori e raggiungere un livellamento ha bisogno di qualche accortezza in più. Diciamo che con la calibrazione assistita la Chiron dà qualche strumento in più, ma comunque non è niente di particolarmente complesso raggiungere una buona calibrazione anche con la CR10. Rientra comunque negli svantaggi. La CR10 ha, come a mio parere, svantaggio di avere un piatto solamente in vetro, quindi senza nessun tipo di copertura, a differenza della Chiron che ha l'ultra base. Infatti è buona norma, diciamo, è abbastanza consolidato il fatto di coprire con qualcosa in più il nostro piatto della CR10, esso sia lacca, esso sia colla, esso sia scotch, oppure coperture aggiuntive che si possono acquistare online, come per esempio una copertura Impay adesiva. La Chiron invece ha come svantaggio quello di essere una stampante abbastanza recente, che è stata aggiornata recentemente dopo bug di produzione e quindi un pochettino meno testata, quindi da questo punto di vista rispetto alla CR10 che è sul mercato da tantissimo tempo ed è super testata, porta con sé la Chiron qualche rischio in più relativo al fatto che i produttori tendono a migliorare il prodotto nel tempo dopo averlo lanciato sul mercato. Rimane comunque una buona stampante e con entrambe, con un rapporto qualità-prezzo decisamente buono. La prossima fascia di prezzo che andiamo a analizzare è quella budget, intorno ai 1000 euro, quindi dai 1000 ai 1900. Questa comincia a essere una fascia di prezzo che definisco un po' quella prosumer, quindi quella che può andare bene sia per professionisti molto piccoli, quindi magari persone che lavorano in proprio da soli, oppure per appassionati che hanno dei budget che cominciano a essere abbastanza altini, perché siamo comunque intorno ai 1000 euro. Qual è la differenza tra questi tipi di stampante e quelli che abbiamo visto prima? La differenza sostanziale è che queste tipologie sono plug and play, quindi tendenzialmente una volta tolte dalla scatola e diciamo alimentate potranno stampare praticamente subito. Dovremo semplicemente fare una prima calibrazione, quindi non dovremo montarle, non dovremo fare nessun tipo di accorgimento particolare se non cominciare con le nostre stampe. Inoltre sono stampanti che hanno una componentistica molto più testata e decisamente più valida, perché è più costosa, e quindi ci danno una sicurezza un po' nel tempo di durabilità della nostra macchina rispetto a quelle che sono le stampanti che abbiamo visto prima, che sono low budget, quindi hanno una componentistica che comunque tende a essere non particolarmente testata, non particolarmente valida. Le due stampanti che ho scelto per questa categoria sono la Prusa MK3 e la Zortrax M200 Plus.
Andiamo a vedere un po' le caratteristiche tecniche di queste due ottime macchine. La Prusa ha una dimensione di stampa 200x210x250 rispetto a una dimensione leggermente più piccola della M200, che arriva a 200x200x180. Dal punto di vista della temperature raggiungibili, abbiamo temperature che ci permettono di stampare praticamente qualsiasi tipo di materiale standard, quindi evitando materiali prettamente industriali che hanno bisogno di temperature che superano i 300 gradi, tutto il resto possiamo stamparlo senza troppi problemi, rientrando sempre un po' nel discorso delle deformazioni dei materiali, di cui ti parlerò tra poco, perché una delle due ha problematiche maggiori relative a una caratteristica che gli manca. Sempre rientrando nel discorso dei materiali stampabili, abbiamo un caricamento direct che quindi ci permette di stampare qualsiasi tipo di materiale, anche materiali flessibili molto morbidi. Non avremo nessun tipo di problema con queste stampanti perché il caricamento è direttamente sull'estrusore, quindi non c'è più quel problema del fatto che il filo viene spinto da dietro e si può arricciare, ma viene tirato direttamente all'interno della camera di riscaldamento dell'estrusione e quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Quindi praticamente abbiamo due macchine che hanno la possibilità di stampare praticamente qualsiasi tipo di materiale e che in linea di massima, una volta inserita la spina e attivate, possiamo stampare praticamente dopo pochissimo tempo dopo averla attivata. Ma andiamo a vedere un po' quali sono i vantaggi di una e i vantaggi dell'altra e soprattutto gli svantaggi in questo caso. Allora, i vantaggi della Prusa sono, come abbiamo detto, il fatto che è un plug and play, quindi praticamente molto semplice da utilizzare, super testata perché i produttori, quindi Prusa, ha nella sua fabbrica proprio una zona proprio dove testano tutte le macchine prima di spedirle. Quindi abbiamo sicuramente una macchina che funziona bene, sicuramente, e funzionerà bene per molto tempo. Autocalibrazione, quindi abbiamo tutto un sistema di sensori che ci permette di calibrare al meglio la nostra stampante semplicemente attivando il comando di calibrazione, quindi non è una calibrazione meccanica in cui dobbiamo svitare o avvitare delle viti per livellare il piano, ma ci pensa tutto il software e la macchina. La Prusa è una macchina sempre molto aggiornata nel tempo, quindi abbiamo sempre nuove versioni, nuovi accessori che possiamo andare a integrare nella nostra macchina, quindi seppur acquistando magari una versione precedente possiamo passare alla versione dopo, che di solito ha nuove funzioni o nuovi accessori, semplicemente magari comprando l'integrazione spendendo relativamente poco. Quindi una macchina che ha una lunga vita, che non finisce, diciamo, nel ripostiglio molto velocemente. Un altro vantaggio è la possibilità di utilizzare degli accessori che sono della Prusa Research, come per esempio il Multimaterial MMU, che è un accessorio che ci permette di stampare fino, credo, a 4 o 5 colori di filamenti contemporaneamente, quindi creare delle stampe multicolor utilizzando questo sistema di caricamento che è esclusivo, almeno l'MMU, della Prusa. Poi chiaramente ci sono ulteriori sistemi esterni che si possono integrare in altre stampanti, ma in questo caso abbiamo quello dedicato per la stampante, quindi testato anch'esso per questo modello. Parlando invece della Zortrax M200, i vantaggi sono plug and play anch'essa, quindi una stampante estremamente semplice da utilizzare, wifi e camera video, quindi abbiamo la possibilità di utilizzarla in remoto e abbiamo una videocamera che può essere utilizzata per fare dei video lapse. Anche questa stampante ha un sistema di autocalibrazione che ci permette di andare a livellare il piatto in maniera molto semplice, completamente automatica. E questi due vantaggi invece, che sono diciamo esclusivi quantomeno in questa coppia delle stampanti, sono il fatto che la M200 ha uno slicer proprietario ottimizzato, quindi per chi comincia con la stampa 3D e non ha la più pallida idea di come si utilizza uno slicer, con lo slicer proprietario, quindi lo slicer della Zortrax, tutto è estremamente semplificato in funzione di avere stampe ottime senza andare a modificare praticamente quasi nulla nei parametri, quindi abbiamo tutto preimpostato ed è molto semplice da utilizzare. Ultimo vantaggio della M200 che voglio sottolineare è che ha la camera chiusa, come vedi dall'immagine non ha un'area di stampa aperta, bensì abbiamo tutte delle pannellature e il telaio che va a chiudere l'area di stampa. Questo a cosa aiuta? Aiuta il fatto che
la temperatura viene mantenuta meglio perché gli ambienti sono chiusi, quindi stampare materiali che hanno quelle problematiche di cui ti parlavo anche prima, quindi deformazioni, come ad esempio l'ABS, ASA o tutti i materiali simili che accusano il warping, è più semplice su una M200 perché la temperatura è più costante, ci sono meno problematiche di raffreddamento repentino. Parlando quindi di svantaggi, abbiamo come unico svantaggio che mi viene in mente in realtà nella MK3 è che è una stampante a camera aperta, quindi non ha quel tipo di vantaggi che possiamo avere invece con una stampante a camera chiusa di cui ti ho appena parlato. Gli svantaggi invece della M200 sono lo slicer proprietario che, nonostante aiuti chi non ha la più pallida idea di come si utilizza uno slicer, può essere piuttosto rigido per chi invece conosce lo slicer, quindi vorrebbe andare a personalizzare meglio le proprie impostazioni di stampa per cercare di migliorare una cosa, cercare di migliorare un'altra. Con lo slicer proprietario della Zortrax risulta spesso difficile perché non ci dà la possibilità di cambiare determinati tipi di parametri. Poi ci sono delle possibilità di utilizzare slicer esterni utilizzando qualche tipo di modifica, che non è neanche così praticamente complesso, però diciamo la macchina standard come viene venduta che si può utilizzare solamente con lo slicer proprietario, e quindi potrebbe avere queste determinate tipologie di un pochettino rigidezza nelle impostazioni. Secondo svantaggio della Zortrax, che poi è un vantaggio svantaggio nel senso che è semplicemente una scelta di progettazione della macchina, è il piatto forato. Il piatto forato, che è prerogativa della Zortrax, nel senso che tutti i modelli sono con piatto forato, aumenta chiaramente l'adesione perché la foratura permette un'adesione migliore del pezzo sul piano, ma di conseguenza, come conseguenza, anche bisogna stampare sempre con un raft, quindi di conseguenza dobbiamo utilizzare più materiale e dobbiamo staccare sempre il nostro pezzo dal raft. In linea di massima comunque sono entrambe macchine che consiglio sicuramente per chi vuole cominciare, anche ma vuole cominciare con una stampante già di qualità superiore, perché riescono a creare delle stampe decisamente di qualità con un'accuratezza dimensionale, ma soprattutto con una facilità di stampa che nei modelli di cui abbiamo parlato in precedenza non è così semplice raggiungere. Come ultima categoria di questo nostro video andiamo a vedere le macchine per chi ha un budget che va oltre i 2000 euro, decisamente oltre in questo caso, perché ho scelto due stampanti che sono decisamente il top della gamma a filamento che abbiamo a disposizione ora come ora sul mercato. Sto parlando della Race 3D Pro 2 Plus e della Ultimaker S5. Andiamo a vedere un po' quali sono le caratteristiche tecniche di queste due stampanti, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono quelle peculiari che le distinguono da altre stampanti che abbiamo visto finora in questo video. Beh, prima di tutto abbiamo delle dimensioni di stampa che sono notevoli, soprattutto se messe in combinazione con la garanzia di avere una risoluzione ottima e un'accuratezza dimensionale ottima, perché il problema di solito delle dimensioni di stampa è che più sono grandi più si va a creare delle stampe che sono meno accurate, perché allungando gli spostamenti del nostro estrusore si incorrono in problematiche di inerzia o comunque inesattezze di posizionamento. Questa filosofia della dimensioni grandi ma accuratezza è evidente nelle dimensioni di stampa della Race 3D Pro 2, che sono 305x305x605. Questo valore è una scelta progettuale dei progettisti della Race 3D, che vanno a sviluppare la maggior parte del volume in verticale, dove effettivamente è molto più semplice avere una stampa più precisa perché ci sono meno spostamenti dell'estrusore, ma semplicemente una discesa del piatto, e quindi riusciamo a garantire, seppur delle dimensioni di oltre mezzo metro, una risoluzione e un'accuratezza molto alta. Diversa invece è la scelta dell'Ultimaker, che si limita comunque ad avere un volume di stampa più tradizionale, quindi intorno ai 300, che è comunque abbastanza buono perché abbiamo 330x240x300. Dal punto di vista delle temperature abbiamo sempre la stessa scala di materiali che possiamo stampare bene o male con tutto il resto delle stampanti che abbiamo visto, quindi non c'è nessun tipo di limitazione se non limitazioni di tipo di materiali
prettamente industriali, come per esempio il PIC o Ultem, materiali di quel tipo che hanno bisogno di temperature altissime. Rientriamo comunque nella situazione desktop, anche se estremamente professionale, quindi utilizziamo materiali classici. La caratteristica però più importante di questi due modelli, che ne giustifica ulteriormente il prezzo, che è decisamente alto, come potete vedere, 5.000 euro più IVA, 5.500 più euro più IVA, è la possibilità di avere il doppio estrusore, tra l'altro con una tecnologia retrattile di nuova generazione. Col doppio estrusore cosa possiamo fare? Possiamo stampare due materiali contemporaneamente, quindi prima utilizzando un estrusore e poi l'altro, che può voler dire stampare due materiali di tipo diverso, di due colori diversi, ma soprattutto può voler dire la possibilità di utilizzare supporti solubili nelle nostre stampe, quindi la possibilità di andare a creare dei modelli che difficilmente sarebbero stampabili senza supporto solubile, magari modelli particolarmente intricati, e la possibilità di avere una risoluzione superficiale, una finitura superficiale decisamente maggiore, appunto perché possiamo utilizzare supporti molto più fitti, molto più aderenti con le nostre superfici, perché poi questi supporti verranno a disintegrarsi essendo supporti solubili. Quindi andiamo a vedere un po' i vantaggi di una e i vantaggi dell'altra. Parlando del Race 3D, abbiamo come vantaggio sicuramente che è una plug and play, ovviamente essendo una stampante di altissima categoria funziona praticamente da subito e funziona molto bene praticamente da subito. Il secondo vantaggio è che, come potete vedere dall'immagine, ha una camera chiusa, e aggiungo con un filtro EPA, quindi il fatto che sia una camera chiusa aiuta a stampare materiali che possono soffrire di warping, e il fatto che sia filtrata aiuta anche a utilizzarla in ambienti che sono più chiusi, quindi avendo un filtro possiamo utilizzarla in ufficio senza avere particolari preoccupazioni o dover ventilare in maniera estremamente importante il nostro ambiente. Doppio estrusore con tecnologia retrattile, che quindi non ha bisogno di calibrazioni molto importanti, ma funziona bene da subito. Questa è una nuova tecnologia rispetto ai vecchi sistemi di estrusione doppio, che dovevano essere calibrati in maniera molto precisa, perché sennò si incorreva in problematiche di andare a urtare il pezzo con un ugello o con un altro in funzione di quello che utilizziamo. Qui, quando uno dei due ugelli non viene utilizzato in quell'istante, viene sollevato, di conseguenza non abbiamo problemi di andare a colpire il pezzo che stiamo andando a stampare. Vantaggi: sicuramente un'alta risoluzione, perché possiamo stampare layer sottilissimi fino a 5 micron, addirittura ci dice Race 3D, e materiali tecnici, quindi possiamo andare a stampare, avendo ugello in acciaio, materiali caricati di qualsiasi tipo, senza avere preoccupazione che vadano a consumare il nostro ugello o comunque a rovinare la nostra stampante. L'Ultimaker ha bene o male lo stesso tipo di vantaggi, perché comunque arrivati a questo livello abbiamo il top della gamma, quindi plug and play sicuramente, camera chiusa, in questo caso però non è filtrata e non è nemmeno chiusa completamente. Quindi, dovendo fare un paragone, se dovessi utilizzare una di queste due stampanti in un ambiente chiuso, probabilmente propenderei verso la Race 3D. Doppio estrusore retrattile, anche quello dell'Ultimaker, tra l'altro di nuovissima generazione, diciamo è uno degli aspetti per cui l'Ultimaker fa vanto di questa macchina, e il sistema di, appunto, quello che ti ho spiegato prima, del fatto che uno dei due ugelli è retraibile, veramente molto avanzato, quindi funziona decisamente bene. Ugelli intercambiabili, quindi abbiamo la possibilità, attraverso un sistema ingegnerizzato molto bene, di cambiare i nostri ugelli in maniera molto semplice, quindi possiamo ottimizzare la nostra stampa anche dal punto di vista degli ugelli, quindi se vogliamo stampare con un ugello più sottile per fare finiture migliori possiamo montarlo, se vogliamo stampare più velocemente utilizzeremo un ugello più grande che ci permette di stampare più materiale in minor tempo, e anche in questo caso materiali tecnici. Addirittura Ultimaker sta producendo dei materiali specifici per questa macchina, che si possono utilizzare montando un core dell'Ultimaker specifico, fibra di vetro, materiali comunque molto tecnici che hanno proprietà meccaniche che possono essere molto interessanti per la prototipazione. Dal punto di vista degli svantaggi ho messo un punto di domanda, perché sono decisamente relativi. Ho messo nella Race 3D Pro 2 le dimensioni. Perché? Perché seppur prima io l'abbia spiegato come un vantaggio, il fatto di avere la maggior parte del volume in verticale, seppur garantisca una precisione che sulla carta è maggiore,
può essere un problema se vogliamo stampare oggetti che poi hanno bisogno di supporti e che dobbiamo stampare molto più materiale andando verso l'alto. Quindi, da un punto di vista della efficienza economica della nostra stampante, se dobbiamo andare a stampare oggetti molto grandi, probabilmente in realtà ci converrà andare a suddividere il modello e stamparlo in due pezzi, piuttosto che magari stampare un pezzo unico che poi va a riempirsi completamente di supporti e ci costa veramente moltissimo. Svantaggi invece della Ultimaker S5, a mio parere, sono il filamento da 285 che l'Ultimaker si ostina a produrre in questa maniera. Lo trovo un pochettino vincolante rispetto a filamenti appunto di quel diametro che molti produttori hanno smesso di fare, quindi tendenzialmente rischieremo di dover utilizzare filamenti Ultimaker piuttosto che filamenti magari più economici che possiamo trovare sul mercato. Secondo svantaggio, sempre punto di domanda, è il piatto in vetro standard dell'Ultimaker, che può essere poi sostituito con un piatto in alluminio in dotazione per stampe di materiali più tecnici, però quello in vetro comunque non ha coperture di nessun tipo e quindi ho visto, diciamo, alcuni possessori dell'S5 comunque utilizzare la lacca sul piatto di vetro come si fa per le stampanti low budget per migliorare l'adesione. Diciamo che per una macchina che ha un costo di questo tipo avrei preferito una soluzione quantomeno applicabile sul piatto in dotazione in maniera da non dover migliorare l'adesione con metodi un pochettino così casalinghi. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero di avervi dato un range di idee su quali possono essere le stampanti che possono fare il vostro caso, sicuramente in funzione del budget, abbiamo distinto il tutto in funzione di quanto possiamo spendere, ma spero di avervi fatto capire anche un po' quali sono le caratteristiche che bisognerebbe ricercare in una stampante in funzione di quello cui abbiamo bisogno di stampare. Se volete qualche suggerimento aggiuntivo su come scegliere la vostra prima stampante, vi consiglio di utilizzare il mio strumento online gratuito che trovate qui in descrizione, il 3D Print Bot, che tramite qualche domanda in chat automaticamente vi indirizza verso la scelta che ho programmato essere migliore rispetto alle risposte che date. Quindi può essere uno strumento abbastanza interessante per andare a vedere quali sono le stampanti che possono fare veramente al vostro caso. Vi ringrazio per l'attenzione, se questo video è stato interessante condividetelo con i vostri amici che sono in cerca di una nuova stampante, se avete modelli interessanti che ci potrebbero integrare in una classifica di questo tipo, diciamo delle migliori stampante, scrivetelo nei commenti che poi magari facciamo delle integrazioni del video successive andando a considerare modelli che secondo voi sono protagonisti di una di queste categorie. Vi saluto e ci vediamo nei prossimi video.